Bonjour! Alors, nous continuons notre voyage dans le monde de la lecture. Eh bien, nous avons analysé cette image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons dit? C'est la couverture d'un livre. Eh oui, effectivement, il y a tous les éléments typiques de la couverture d'un livre. Le nom de l'auteur, comme euh, Daniel Pénac, le titre du livre, comme un roman, et une illustration normalement, l'illustration est une image qui euh, représente le contenu du roman. d'accord, donc voilà un exemple de couverture. mais, parlons de l'auteur. c'est qui, daniel pennac? bon, je voudrais vous parler rapidement de cet écrivain qui est très célèbre. il est très connu en france et dans le monde entier. Daniel Pennac s'appelle en réalité Daniel Penachioni, donc il est d'origine italienne, eh oui, il a coupé et tagliato son nom et il, il se fait appeler Pennac. Hein, c'est plus simple. est l'un des plus importants écrivains français, il est né en 1944, donc il est jeune, il est encore vivant, encore hein, à vivre, jeune, et il a été professeur de français. Il est très connu dans le monde entier surtout pour ses romans dédiés aux enfants et aux adolescents. Il a écrit beaucoup de livres pour les enfants et pour les adolescents. Eh bien, il, a, il est aussi un grand promoteur de la lecture. Il adore la lecture et il dit que les personnes doivent lire, nous devons lire. Et à propos de ça, il a élaboré les célèbres droits du lecteur ha elaborato i famosi diritti del lettore. eh sì, Pernac dice, il lettore visto che legge ha dei diritti. Vediamoli insieme. Alors, je vous ai préparé un document avec les dix droits du lecteur et des images, des illustrations très sympathiques liées, à hein, à ogni diritto. Vediamoli un attimo. Le droit de ne pas lire Sembra strano, ma il lettore ha il diritto di non leggere. Le droit de sauter des pages. Cosa fa? Il diritto di saltare delle pagine. Le droit de ne pas finir un livre. Le droit de le relire. Le droit de relire. 5 e 7 le metto insieme perché hanno una formula francese particolare. Le droit de lire n'importe quoi e le droit de lire n'importe où. Allora, il diritto di leggere sarebbe la lettera non importa cosa, ossia il diritto di leggere diremo in italiano qualsiasi cosa. Quello successivo è il diritto di leggere non importa uno uh, sappiamo dove, quindi il diritto di leggere ovunque, dappertutto, guardate un po', eh, anche in bici. Le droit de Bovarisme. Questo ha bisogno di una spiegazione. Bovarisme è un termine che viene da un personaggio di un romanzo francese famosissimo, un po' come I nostri promessi sposi o come la nostra Divina Commedia, quei libri che in ogni paese sono importantissimi. Loro hanno Madame Bovary. Cosa era la caratteristica di questa Madame Bovary? La... Le fantasticherie. Lei amava eh, immaginare e sognare mentre leggeva sopra i suoi libri, e quindi Penac dice che. Il lettore ha il diritto a sognare, a fantasticare. Questo termine, bovarismo, vuol dire fantasticare mentre leggo. huit le droit de grappier. Questa faccio un po' la, la birichina, non ve la traduco e vedete cosa riuscite a capire. Le droit de lire à haute voix, il diritto di leggere ad alta voce, le droit de noter il diritto di tacere, cioè quando ho finito il libro posso non parlarne. Guardate questo ragazzino che se lo tiene lì, dice, no, non vi dico niente. Eh je vous ai préparé un exercice d'association, cioè vi ho preparato un documento, che poi vi metterò in allegato, dove voi ritrovate i eh, dieci diritti e vi chiederei di scriverli, di ricopiarveli sul quaderno per averli, averli sott'occhio, se volete. E ehm, vi chiedo di associare ogni definizione che trovate sotto con il diritto corrispondente, d'accordo? Quindi farete una semplice associazione fra diritto 1, per esempio, e definizione C, A, B, decidete voi, d'accordo? Quindi fate questo lavorino di, di lettura, di comprensione, poi mh, lo vedremo insieme eh, ci confronteremo di nuovo, ma Continuiamo. OK, donc je vous ai dit que Daniel Pennac a écrit beaucoup de livres. Et donc je vous conseille, eh, vi consiglio alcuni libri che ha scritto. Questi sono molto famosi, sono la serie di Camus, questo ragazzino, Camus L'evasione di Camus, Camus l'agenzia Babele, Camus l'idea del secolo. Vi ho messo sotto un piccolo riassuntino dell'agenzia di, eh, di Babele che riguarda l'importanza delle lingue, l'importanza delle langue e soprattutto l'importanza dell'anglais. L'importanza dell'inglese, quindi. Questo ragazzino dice ma a cosa mi serve studiare l'inglese? Non mi serve a niente, non ho motivi, ragioni per studiarlo. E poi a un certo punto succede qualcosa di imprevisto, di inatteso, perché conosce una strana amica di lettera, in lei c'è qualcosa che lo affascina, sembra venire da un altro, vivere, scusate, in un altro mondo, ma purtroppo per saperne di più occorre conoscere l'inglese. Eh già, e quindi cosa farà Camus? Se vi interessa, se vi ho incuriosito, ve lo potete poi prendere e leggere questo libro. Poi altri romanzi eh, molto carini di Pennac, Diario di scuola, dove parla, dove i protagonisti sono gli alunni fanno nullunio e sfaticati, L'occhio del lupo, A bagliare stanca, quindi se vi volete leggere poi i riassuntini, fermate il video e ve li leggete. E, beh, che cosa ho fatto io? Ho fatto una cosa molto molto rapida e vorrei che ecco voi faceste invece una cosa un lavoro su uh, un romanzo scelto da voi ma che rimanga in altre parole vi chiedo di preparare una fiche de lecture che cos'è una fiche de lecture è una scheda di un romanzo eccola qui ve l'ho preparata poi ve la mando in questa fiche de lecture, ovviamente guidata, quindi vi, vi lascio un po' di libertà, ma vi do anche una mano. Allora, cosa, quali devono essere gli elementi? Eh, allora, innanzitutto quelli che abbiamo visto in una copertina, quindi titre, auteur, e poi chiedo anche la nazionalità dell'auteur, perché eh, può non essere un, un autore italiano, quello del libro che voi volete presentare in fiche de lecture. Il genere, vi ho proposto dei generi, comic, aventure science fiction, che vuol dire fantascienza, policier historique, horreur, amour, BD. Nombre di pagine e dei capitoli. Eh sì, se io presento un libro devo anche dare un'indicazione sul suo volume, quant'è. La couverture, quindi qui una cosa molto semplice. Lo sapete che potete ovviamente scegliere, cancellare, io vi ho dato dei, dei, delle, delle piste. Eh. Sulla couverture ilia... Potete mettere i colori principali, un'illustrazione, cioè descriverla, che cosa si vede su questa copertura. Come tu l'hai conosciuta? Questi sono dei suggerimenti, ovviamente cancellate, scegliete quella che è oppure aggiungete. Ce l'ho scelto personalmente, è un cadeau reçu per pour Noël, per pour il mio anniversario, part da parte di mio père, mia madre, mio amico. Je l'ai pris alla la biblioteca, un amico me l'ha passé, un amico me l'ha prestato, notre prof d'italien nous a parlé de ce roman, quindi quale, come siete venuti a conoscenza di questo libro. Poi, parte centrale, quella che riguarda proprio il libro in sé, vi chiedo di dire, le lieu où, où, où se passe l'histoire, dove si svolge principalmente la storia, se c'è un paese, se c'è una città, hein, un paese, una ville, l'epoca, a che epoca, et puis un peu plus de le protagoniste qui hein, donc mm, dites-moi euh, comment il s'appelle l'âge le caractère qu'est-ce qu'il fait donc hein, quelques paroles pour hein, décrire ce protagoniste hein, quelque chose pour décrire le protagoniste ou la protagoniste là la partie la plus pff, compliquée oui la plus compliquée Quelques phrases pour résumer, eh, per riassumere il libro, un po' come quelle che ho fatto io sopra, nelle, sotto le copertine dei romanzi di Pennac. Eh. Donc, je vous demande d'écrire eh, 4-5 linee, eh, un po' come la quarta di copertina, eh, un po' come la quatrième de couverture. Quindi, un, che dia il senso, che dica ma non dica troppo. Cioè, Un riassunto di questo romanzo. Mi raccomando, lo sapete. N'utilisez pas Google traducteur, donc utilisez des phrases simples et pour chercher un mot, pour cercare una parola, utilisez le dictionnaire, un hein, dictionnaire, anche un online, mais non buttate phrases entières parce che abbiamo visto cosa viene fuori. Ultima cosa, dernière chose, deux adjectifs pour définir le livre, ce livre. Un et deux. Donc vous me dites deux adjectifs pour décrire et pour euh, stimuler hein, la lecture de ce roman. Eh bien, et donc nous sommes là. Une fiche de lecture, c'est ça. Accompagnée de quoi Eh oui, accompagnée d'un marque-page. Accompagnée d'un enseignant libre. Donc, je que vous un libre. vous avez des exemples de, de, de marque-page. Qu'il y a normalement su un marque page? Eh bien, il y a dei disegni, delle immagini, ma soprattutto il y a delle phrase. Normalmente sui segnalibri ci sono delle frasi. Vi suggerisco, o meglio, vorrei che realizzaste dei segnalibri con delle frasi che secondo me conoscete bene perché in questi anni l'avete viste. Per un bel po' di volte. Guardate un po' se riconoscete che cosa sono. Surprise! Eh oui, voilà les phrases écrites sur les escaliers de notre école. Eh, queste sono le frasi <ride> che ci sono sulle scale che avete calcato molte volte e che eh, ahimè insomma in questo ultimo periodo non abbiamo più potuto vedere. E allora cosa vi chiedo? Vi chiedo di realizzare dei segnalibro, un segnalibro. Poi io le frasi ve le scrivo per bene, ve le, ho le foto più ingrandite, quindi vi scriverò tutte, un file con tutte le frasi. Scegliete quella che vi piace di più e fate un segnalibro con quella frase, ovviamente tradotta anche in francese. Eh? Quindi lo facciamo doppio, quindi trovate spazio sul vostro segnalibro per scrivere la frase in italiano e la traduzione in francese. Anche lì sulla traduzione in francese non sbattiamola su Google Traduttore, semmai insomma eh, ci consultiamo anche perché insomma il segnalibro vi deve rimanere, quindi cerchiamo di farla, di farla bene. D'accordo? Allora, sacco di attività, eh? Riassumiamo: riassunto delle attività e delle scadenze. Quindi diario alla mano, prendete il diario, segnate tutto. Anche perché poi abbiamo le feste, la festa di mezzo, quindi insomma. Allora, pour mercredi 29. recopier sur le cahier les droits du lecteur de Penac et faire l'exercice. Donc, pour mercredi, vous vous dédiquez à l'exercice sur les droits du lecteur. Vous mettez le file. Puis, comme scadenza, pour la réalisation de la fiche de lecture, je vous donnerai le 6 mai. Donc, vous avez un bel peu de temps. Réalisation de la fiche de lecture et du marque-page. Et puis, on hein, va à vendredi 8 mai pour la vidéo-lesson Skype, preparation du jeu de rôle, ma direi che su questo ci riaggiorniamo più avanti. D'accordo. Quindi più avanti, poi vi metterò, vi faccio magari un altro video veloce dove vi aggiorno e vi dico bene le istruzioni di questo jeu de rôle di cui, eh, ecco, su cui vorrei farvi lavorare. Quindi, intanto, queste due sono le prime due cose da fare eh, per questo nostro progetto, projet sur la lecture, d'accordo? E boh, Je vais terminer la vidéo avec cette citation. La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous devons rester où nous sommes. Ve la traduco. La lettura ci offre un luogo dove andare quando noi dobbiamo restare dove stiamo. Direi che più adatto alla quarantena, eh, più adeguato alla quarantena di questa frase non ci sia. E bon, allora, euh, au revoir e buon travail!